Il tema è di caratura nazionale, in quanto queste figure professionali, navigator appunto, sono a libro paga dell'ANPAL. Però è altrettanto vero che sono stati inseriti nei centri per l'impiego, la cui competenza è primaria da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Ora, la domanda sorge spontanea a 3 mesi dalla scadenza del contratto di queste figure professionali che hanno anche acquisito nel corso di questi 2 anni un know-how in termini di procedure, in termini di software utilizzati e nel tentativo, spesso anche riuscito, di mettere in contatto la domanda e l'offerta, quindi entrando a diretto contatto anche con le aziende. Quindi, premesso che, come è stato anche più volte ribadito in quest'Aula, la Direzione Lavoro e il suo stesso assessorato, l'assessore, hanno preteso di coordinare e di avere piena contezza del lavoro di navigator, premesso anche che con la recente riforma della legge sul lavoro regionale è contenuta una promessa in quella legge regionale, cioè quella di potenziare proprio i centri per l'impiego e le politiche attive. Quindi le chiedo come si porrà la Regione e inevitabilmente il suo assessorato e le direzioni che fanno riferimento al suo assessorato nei confronti di questa scadenza contrattuale. Grazie Presidente. Grazie, la parola all'assessore Rosolen. Allora, io faccio delle precisazioni perché credo siano corrette. È evidentemente facile pensare che la Regione possa risolvere cose che non può risolvere. Quindi questa interrogazione parte da un'analisi assolutamente non corretta rispetto ai temi che vengono posti. Io ricordo che siamo partiti da 46 navigator selezionati, non vincitori di concorso, che dovevano arrivare alla Regione Friuli Venezia Giulia. Tutto questo non è avvenuto, ne abbiamo 26, erano stati in una prima fase diminuiti a 40, attualmente, se non sbaglio, il numero corretto di questi giorni è 26. Queste persone, ripeto, erano state selezionate, erano state contrattualizzate da ANPAL attraverso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prese da ANPAL, che ha firmato una convenzione sul rafforzamento dei centri per l'impiego, quindi facendosi carico del personale, con la Regione. Di conseguenza la Regione non può certo procedere alla stabilizzazione di personale dipendente da altro soggetto che non sia la Regione. E quindi questa prima parte la togliamo. La seconda parte, a meno che ANPAL non decida, e su questo lo dico in vena polemica, ma non solo politica, da parte di ANPAL nel corso dell'ultimo anno risposte non ci sono state, nonostante, ed è a verbale, nella nona commissione sia stata la Regione Friuli Venezia Giulia, non più tardi di novembre e dicembre scorso, a sollevare il problema. A meno che ANPAL, dicevo, non decida in qualche modo di riassorbirli all'interno del proprio organico, anche se non è chiaro con quale istituto, diventa assolutamente impossibile da parte dell'amministrazione regionale effettuare stabilizzazioni. L'unica cosa che le garantisco è, in sede di approvazione di modifiche della legge 18, l'avevo già detto e continuo a ripeterlo, a meno che queste persone, esattamente come faranno tutti i cittadini di questa regione che vorranno farlo, non partecipino al concorso che l'amministrazione regionale a breve, si spera, riuscirà ad indire per l'ulteriore rafforzamento dei centri per l'impiego. Se queste persone avranno i titoli e supereranno il concorso, verranno ovviamente assunte da parte dell'amministrazione regionale. E su questo, ovviamente, fate salvi i titoli, graduatorie e tutto quanto sarà necessario. Concordo con lei che sicuramente i navigator hanno avuto un ruolo, si sono ben inseriti, quasi tutti,
all'interno del sistema dei centri per l'impiego hanno prodotto effetti rispetto a quello che era il compito che era stato loro dato. Per quanto riguarda, ripeto, la stabilizzazione, la Regione non può stabilizzare dipendenti sottoposti a contratto da parte di altri soggetti. Grazie, la parola al consigliere Capostella per la replica. Grazie Presidente, sono soddisfatto, molto soddisfatto della risposta dell'assessore. Naturalmente è una risposta in chiaroscuro, nel senso che il destino di queste persone professionalizzate e con un bagaglio ormai di know-how in termini di tema lavoro è ancora fusco. La risposta che si può dare a queste persone, che sicuramente ci ascoltano e attenderanno le risultanze di questa interrogazione, è che forse, probabilmente, ci sarà un concorso regionale che possa riassorbirli. Certo è poco, dopo 2 anni di lavoro e di, come posso dire, di un iter che lei stesso, assessore, ha riconosciuto come favorevole, come un buon lavoro, e dispiace pensare che fra 3 mesi queste persone non siano in qualche modo riutilizzate. Grazie Presidente.